Continua il lavoro sotto traccia della Fiorentina che, dopo la raffica di smentite di Daniele Pradelli pochi giorni fa, mette a segno un altro acquisto molto interessante. Dopo un minuzioso lavoro durato molte settimane, è fatta per Pedro. L'accordo è stato trovato ad una cifra di 15 milioni più il 20% sulla futura rivendita del calciatore, che potrà arrivare a Firenze tra oggi e domani. A un certo punto della passeggiata mi chiama Pedro Guilherme Abreu dos Santos è nato il 20 giugno del 1997 in Brasile. Attaccante completo, veloce e potente fisicamente, bravo nel gioco aereo e dotato di un grande senso del gol. È cresciuto nei settori giovanili della Fluminense ed ha esordito in prima squadra nel giugno del 2016. A fine anno saranno solo 3 le sue presenze in Serie A, ma già nel 2017 le presenze salgono a 15 con 2 reti all'attivo. L'anno successivo fa il salto di qualità, gioca 19 volte titolare e segna 10 reti che lo portano nell'agosto del 2018 a ricevere la sua prima convocazione in nazionale brasiliana. A settembre però la brutta sorpresa. Pedro si deve operare al ginocchio destro a causa di una lesione parziale del legamento crociato anteriore. Niente paura, perché in questo 2019 il ragazzo al momento ha già segnato 5 gol in 10 presenze. Il Fluminense voleva per lui un'asta internazionale, in passato si era mosso il Milan, ma adesso la Fiorentina pare proprio aver chiuso i conti.